Allora, io sono Lucia Ronchetti e la mia esperienza musicale come compositrice italiana in questo momento è molto particolare perché ho degli impegni molto importanti in Europa con delle istituzioni rinomate e sto lavorando alla seconda produzione per la Semperoper di Dresden di un'opera basata sul testo di Metastasio e basata sulla prima di Metastasio e Sarro della Didone abbandonata, con una particolare rielaborazione drammaturgica, ed è un contratto che ho con la Semperoper per 3 stagioni consecutive. Nello stesso tempo sto lavorando a una nuova grande opera per l'opera di Mannheim, e un'opera con libretto di Ermanno Cavazzoni. Ed ho anche appena avuto una seconda produzione di una mia opera da camera, Lezioni di tenebre, realizzata tra gennaio e febbraio dalla Staatsoper di Berlino. E quindi direi che è un momento fantastico della mia vita compositiva e, diciamo, il recente passato e il futuro che mi attende è anche molto interessante e pieno di realizzazioni. E, posso dire però che ci sono stati momenti difficili, ma questi momenti difficili sono, penso, anche congeniali nella vita di un compositore, e io penso che di essere stata particolarmente fortunata nella mia prima formazione, nella mia formazione di base in Italia, perché ho incontrato al Conservatorio di Roma e all'Università di Roma persone, insegnanti estremamente preparati, estremamente pazienti, cioè Mauro Bortolotti, Riccardo Bianchini per la musica elettronica e per Luigi Petrobelli all'università. E sono stata inizialmente una pessima allieva di questi insegnanti, invece straordinari e straordinariamente aperti e comprensivi. Ho avuto poi successivamente una vera formazione, la formazione più importante è stata quella a Parigi, dove invece sono stata una straordinaria allieva, attenta e precisa di due maestri estremamente difficili, Gérard Guézet per la composizione e François Lesure per la musicologia, con cui ho completato un dottorato. E per scrivere questa tesi ho passato tanti anni a studiare la musica francese orchestrale del tardo 800, quindi, e anche dopo questa formazione francese, comunque c'è stato un periodo molto difficile perché non sapevo bene come integrare, diciamo, come cominciare ad essere un compositore attivo rispetto a una formazione molto profonda, sia dal punto di vista proprio storico, musicologico e storiografico, da una parte, e dall'altra, diciamo, l'esperienza che ho fatto con Grisè di viaggio all'interno delle diverse componenti del suono e il confronto con un compositore con una coerenza di pensiero e di linguaggio talmente profonda da essere impossibile sia da imitare sia da emulare. E devo dire che poi la Germania, quindi non l'Italia, non la Francia, ma in Germania ho trovato successivamente la possibilità di fare tante piccole sperimentazioni di teatro musicale in spazi assolutamente non ufficiali, con budget non importanti, che poi via via mi hanno dato la sicurezza per poter affrontare e ricevere anche delle grosse commissioni. Penso che sono anni e anni che non ho delle importanti produzioni in Italia, quindi sono anche non ben informata di cosa può fare, come può sopravvivere un compositore in Italia, ma parlando di donne compositrici, quelle che conosco e che vedo eseguite nei grandi festival europei con produzioni importanti tipo Francesca Veronelli, Clara Iannotta, Paola Livorsi, Silvia Borzelli e Laura Morciano, che tentano comunque di sperimentare e cercare un linguaggio personale, comunque sono tutti compositrici che hanno scelto di risiedere fuori dall'Italia e penso che questo sia significativo in qualche modo, però non mi vorrei lanciare in un'analisi troppo negativa della situazione italiana, perché credo che
che sia il diritto e il dovere di ogni compositore di vivere la propria esperienza in campo europeo. L'Italia può dare in alcuni momenti della formazione di un compositore o anche del lavoro di un compositore, penso che sia importantissimo essere in Italia, quanto è importante poi cercare di realizzare il proprio lavoro in direzioni diverse e con istituzioni diverse senza rimanere sempre limitati e senza confrontarsi esclusivamente con gli organizzatori e con il pubblico italiano.